Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Io sono Emanuele Artibani. Oggi bando alle ciance, una trasmissione che considero molto importante perché parleremo di un sacco di cose. In realtà parleremo non tanto, cercheremo di far parlare lui. Eccolo qua, Stefano Pasinelli. Bentrovato Stefano. Ciao Emma. Io non... Allora, dovrei presentarti come addestratore, allevatore, cioè, però evito sempre i titoli perché qualunque cosa io dica è sbagliata. Io, cioè, se io dico adesso esperto, tu mi dici: no, non sono esperto, no, non sono bravo. Addestratore, no, non sono. Allora, io è Stefano Pasinelli. Ci auguriamo. uno che secondo me di cani ne sa tanto, e questo ho messo, secondo me, non puoi contraddirmi. Secondo me, quindi ci sta. Non lo so se ne so tantissimo. Ecco, sapevo, era C'è inevitabile. sempre nettamente di più, eh. Allora, era inevitabile, ma lo sapevo, fa parte proprio. Allora, io volevo con Stefano iniziare, ma poi dopo prenderà secondo me il largo, iniziare con l'ABC, vale a dire, trattare un argomento difficile da trattare. Qual è l'essenziale dizionario cinofilo, provando a tradurlo affinché tutti possano avere quantomeno un'infarinatura dei significati, delle pertinenze, non tanto delle competenze, su ciò che una cosa significa o non significa e quando c'è o non c'è confusione relativamente ad una parola. È un argomento vastissimo, ma che dal nostro punto di vista tutti dovrebbero più o meno masticare. Va bene? Sì. In bocca al lupo, da dove cominciamo? Dalle doti genetiche, per esempio, Doti genetiche, in se ti va, generale. però anche Doti. quello è un argomento enorme, enorme che non finisce più, perché appunto già capire che la Allora, rompo il ghiaccio io. sì. La differenza tra un... No, non la differenza. Ti faccio la domanda. Ha risposto lui? Chi è che ha abbaiato? Un cane aggressivo è un cane mordace? Non è detto. Cioè, tanta aggressività innanzitutto è una dote e non è un problema. Anzi, più ce n'è, paradossalmente, meno è pericoloso il cane. Perché, ad esempio, tu sai che io ho tre cani adesso, il Malin, il Malamute e la pastorina tedesca. Il più aggressivo è il Malamute, nel senso che ha la tendenza a prevalere sull'altro, ma non morderebbe mai, o comunque sia, si arriva al morso solo esclusivamente in determinati casi. Allora, essendo ultra gerarchico, prima ci sono tante ritualizzazioni, poi parleremo anche della neotenia, perché essendo un quarto scalino, lui ritualizza moltissimo prima di arrivare a cosa che non fa, ad esempio, il Malin, che vedi la coda dietro di me, lì sul divano, che invece prende e va direttamente, ma anche i tipi di aggressività, ad esempio, un'aggressività materna, madre che difende i cuccioli, un'aggressività territoriale, proteggo questo territorio, un'aggressività possessiva, questa risorsa è mia, devo prevalere su qualcun altro che me la vuole portare via, vuole entrare nel mio territorio, vuole fare del male ai miei cuccioli. In base a quello cambia anche la risposta, perché è anche ovvio che un cane con tanta aggressività, ma anche tanta tempra, poca docilità, cioè, allora, ok, ti posso dire è pericoloso. Pericoloso nel senso che potrebbe fare grossi danni a una persona, a un altro cane o in generale. Hai aperto il file. Gigantesco, sì. No, hai aperto il file di neotenia. Ora non so se lasciarti andare su. Allora. Perché anche quello si apre poi un file gigantesco pure lì. Quindi continuiamo su. Dimmi tu, vai tu, veramente vai a piede libero, vai avanti tu, e perché secondo me sono veramente tanti. C'è tanta confusione, si fa fatica a spiegare un cane che butta giù il cancello da un cane che difende la proprietà. Più che altro quella si va prima sulla lettura del cane,
perché se il cane viene a mordere il cancello, ma va di centro indietro, sta un metro indietro dal cancello, abbaia con un tipo di abbaio più acuto che basso e ritmico, già ti sta dicendo che è più deterrente che mordace. Però non è sempre così, eh. Però tante volte può essere che faccia vedere che disfo il cancello per farti vedere che voglio che vai via, ma poi se entri effettivamente non lo so. Posso chiederti la differenza tra i diversi cani, che so, l'Asia centrale con un tibetano o Caucaso? Se sono uguali, se sono se è possibile metterli tutti dentro lo stesso posto o no? No, allora, l'unico posto in cui stanno insieme è il gruppo 2 dell'ENCI, quindi nei molossoidi, basta. Per il resto Caucaso e Asia sono completamente diversi, sia nella mentalità, cioè più che altro nella testa. L'Asia è un cane che riflette tanto, tantissimo. Il Caucaso è il cane più che altro da... c'è un qualcosa, il cane è là, il cane va al cancello, va a vedere, si manifesta subito la presenza, qua ci sono io, subito. L'Asia valuta, ragiona molto di più, tende a prendere a volte spazio, anzi, io adesso, come scherzavo con una allevatrice, l'allevatrice di un cane che ho avuto, di Asia e Caucaso, e se, dico vuoi, che... se vuoi puoi fare nomi, per me non c'è nessuno. Antonella Ghidin, con cui stiamo facendo il libro che ti dicevo, Una comunicazione da cane, che è un libro che parlerà proprio di questo, cioè di comunicazione, sì, di termini. Esatto, c'è un glossario per spiegare, appunto, anche lì ci saranno dentro neotenia, le doti, cosa significa, ad esempio, appunto, docilità, che non significa buono, ma significa capacità di collaborare con l'essere umano, che è una cosa completamente diversa, poi vedremo. E più che altro... vediamolo subito, spieghiamo la docilità, la differenza semantica e cinofila. Sì. Allora, perché dietro si stanno legnando, fanno bene finché non è grave, va bene. No, ma principalmente è Tasca che ci prova a menare tutti, ma poi le prende da tutti. Non è vero, però no. E allora, abbiamo detto docilità, capacità di collaborare solitamente, ma non è sempre così, va di pari passo con la tempra, è su un'altalena, diciamo. Più aumenti, se un cane ha tanta tempra, solitamente avrà meno docilità. Oppure ci sono casi limite come il cane ferale, che non ha né docilità né tempra. E anche sul cane ferale viene fuori un altro argomento a parte. Cane ferale, andiamo alla spiegazione. Abbiamo spiegato, no, spiegato no. Abbiamo detto la differenza tra un... cioè abbiamo spiegato la semantica del cane docile. Cane ferale. Il cane ferale è un po' più complicato, nel senso che uno potrebbe pensare che è il classico cane selvaggio, selvaggio, no? Selvatico. Anche lì c'è una bella differenza tra selvaggio e... cioè, qualsiasi cosa diciamo c'è una parentesi da aprire. Però serve, dato che tante volte io mi sono limitato nei termini proprio perché la mission del canale... a chi ha rivolto questo canale, il target audience è tutti coloro i quali hanno intenzione di, e la volontà di capirci un pochino di più, non un pochino di più, superando quella zona nebulosa di marketing che divide una truffa da una cultura, che per me è fondamentale, è l'unica mission che c'è, cioè comprare un cane con il pedigree, altrimenti non stai comprando un cane. E anche la lettura del pedigree, che è già il passo successivo, e soprattutto conoscere i termini che vengono usati in cinofilia, tutti quelli che ci vengono avanti. Quindi un canale alla portata di tutti, dove tutti possano quantomeno più o meno avere un'infarinatura. Poi chi vuole scrive in privato a me, scrive in privato a Stefano, scrive al proprio addestratore di fiducia.
per avere delle conferme o quanto all'allevatore di fiducia, Sì, però. ma anche perché appunto possiamo dire cose che uno ti può dire, ma cosa ha detto quello là su... E ci sta, Sì, ci sta, perché ci sta, ci io sta. sono in disaccordo con tante persone, però... Io su una cosa non sono sull'argomento, non, perché questo ad esempio è un problema, nel senso che chiunque si sente nel diritto di darti torto, e a quel punto a me viene la domanda al canale, a quel punto però fatelo te, perché io dal primo video che ci metto la faccia e ho subito attacchi, shitstorm di qualunque natura, sgradevolezze da parte di questo club piuttosto che l'altro club di razza, quindi si fa facile dietro una tastiera a dire potevo fare meglio. Fai, cioè, se pensi, Stefano sta scrivendo un libro, no? Se voi state scrivendo un libro, quindi Sì, ma... chi sa fa, chi non sa non fa. Parla dietro una tastiera e dice qui potevi dire meglio. Certamente avremmo potuto spiegare meglio, però quantomeno ci mettiamo la faccia e ci proviamo. Questo è il senso del canale. Scusa, ti ho Sì, interrotto, Stefano. ma infatti, come dici tu, giustamente uno può dire la propria, io dico la mia opinione. Poi, se secondo altri non è così, meglio, cioè nel senso c'è un confronto, perché sennò vorrebbe dire che senza confronto è così perché è così, ma senza Certo. sapere perché. Cioè, è così, si è sempre fatto così, ma insomma, Insomma. si migliora più. Allora, eravamo rimasti alla differenza tra, ad esempio, Caucaso e Asia e quel tipo di cani là, tibetano, i canoni che stanno insieme solo nel gruppo 2, le caratteristiche di uno e dell'altro secondo te? Allora, più che altro le caratteristiche, vabbè, a parte morfologiche che a occhio vedi che sono completamente diverse. E, tanto che la testa di un caucaso deve ricordare un orso e quella dell'Asia un cavallo, che non si direbbe, però è così. E, poi, più che altro si dicevo la parte mentale, Questa non la la parte mentale. sapevo, questa mi è piaciuta. Quindi la testa dell'Asia deve ricordare un cavallo. Cavallo, mentre quella Ok. del Caucaso deve ricordare un orso, Questo mi è piaciuto. più o meno. Più o meno, Poi, certo. volendo, se perdi la tipicità del Caucaso, non lo riconosci da un ciarplanina, però senza andare su razze oltre, che poi veramente viene puntata a 50 ore. Allora, Caucaso e Asia. Caucaso e Asia, il Caucaso, ti ho detto, è molto più estroverso. Cioè, non ha filtro, quello che ha in testa prende e te lo manifesta, te lo butta addosso. C'è un rumore, il cane è là. Non puoi entrare per sbaglio in un territorio di un Caucaso perché è là sempre, manifesta la sua presenza, sempre e comunque. L'Asia usa molto di più la diffidenza. Non che il Caucaso non sia diffidente, però diciamo che l'adulto è un guardiano e il cucciolo è un guardone, nel senso che si ferma lì a guardare, studiare quella cosa, ad esempio. Stavo andando in giro con degli Asia, sia quest'anno che l'anno scorso, e mi è capitato che giustamente si apre un cancello elettrico, fa un rumore strano che il cucciolo non ha mai sentito, fa questo movimento, quindi viene verso di noi o va indietro, si muove all'improvviso, quindi il cucciolo la prima cosa che fa, la prima volta, fa il giro e si nasconde dietro di me e guarda. Però non scappa, cioè anche la differenza diffidente, timoroso e fobico, perché anche il fobico ce lo buttiamo dentro, la differenza è quella, che la diffidenza ti porta a non fidarti, il timore avrai paura, la fobia non è razionale, cioè quella cosa è il male, io devo venire via da qua, anche se non ti fa niente, anche se non ti fa niente. Per dire, con un cucciolino potevi camminare per strada, ogni tanto si fermava a guardare la macchina che ti passava di fianco, dopo un po' vedevi la macchina parcheggiata e ci potevi passare tra la macchina parcheggiata e il muro, che comunque è una strettoia tra una cosa che potenzialmente, oddio, chissà cosa mi fa, mi schiaccia, e il muro che non mi dà vie di fuga. Però con un diffidente ci arrivi, con un timoroso già ci arrivi, macro da bassa, orecchie schiacciatissime, occhi a palla, ti guarda, fa andare avanti te, te lo devi magari trascinare un attimino.
mentre il fobico non ce la fa, cioè veramente ce la fai, ma proprio perché lo stai trascinando con un sacco di patate, cosa che il fobico, ripeto, non è razionale, perché una cosa può essere potenzialmente pericolosa, va bene, puoi cercare di prendere spazio perché non ti fidi, non sei a tuo agio, va bene, ma non puoi cercare di non vivere in funzione di quella cosa perché c'è quella cosa che ti fa paura. Poi, sempre l'Asia è un pensatore. È un pensatore e come avevo visto in un video che lo paragonavi col mare in mano, facevi il confronto col mare in mano, è giusto, perché sono due transumanti. Quindi si spostano, il Caucaso è più stanziale, il Caucaso sta lì. È ovvio che, allora, già non è che è ovvio, però essendo stanziale è molto più territoriale, fa interventi molto più mirati sul territorio che fuori. L'Asia invece spostandosi, come fa a essere territoriale? Domani da un'altra parte, cosa faccio? Difendo ancora qua. Va in aggressività sociale, che anche aggressività sociale rientra nelle categorie che dicevamo prima, Prima come di tipo di arrivare all'aggressività sociale, secondo te perché trova un ampio bacino la vendita dell'Asia centrale sottoposta ad una semantica, ad una narrativa completamente diversa da quella che stai raccontando, che io condivido nella totalità? perché viene sminuito. Viene sminuito il suo lavoro, viene sminuita la selezione. Semplicemente è un cane grosso che se entri dentro ti disfa. Quindi è ottimo per il lato, ma come lo è il tibetano, come lo è il maremmano, come lo è il caucaso, come lo è. Poi quello che sia dietro alla selezione è completamente diverso, sia da una parte che dall'altra, che è il maremmano, che è il tibetano, perché si cercano cose diverse. Però se uno lo vuole sminuire a cane grosso che morde i ladri, se dovessi vivere in campagna, in una cascina isolata, ho paura dei ladri, che prendo uno di questi cani a caso, l'intervento lo fa, anche quell'altro là dietro, Certo, volendo, certo, che certo. è un cane che ti morde, anche se è piccolo così, ti fa male, cioè non è che, quindi, cioè, per i ladri viene proprio sminuito. Infatti Antonella dice spesso che i cani trattati da nani da giardino sono un po' appunto sminuiti, o comunque sia non si tiene conto delle enormi doti che hanno. Tanti fanno anche dei tipi di ricerca, non può fare ricerca su macerie, certo, perché anche per il peso vai giù. Quindi Possono fare, cioè, lavorano in pista? no, allora l'Asia innanzitutto va più a cono d'odore, quindi anche lì te l'ho fatto mi col fatto. Il Caucaso va più a naso a terra, cioè, o meglio, va meglio col naso a terra. Che poi l'Asia più cono d'odore non è vero, nel senso che ha un po' una ricerca mista, però tra i due sarà un 80-20 di cono d'odore e poi naso a terra. Adesso dovresti spiegare cos'è il cono d'odore e cos'è la ricerca a terra. Qu Quindi Tere e Mega. quanto ah no, quantomeno un'infarinatura, così ci assumiamo la responsabilità che qualunque cosa diciamo, magari più o meno, proviamo anche a spiegarla, no? Per renderla fruibile a tutti, perché poi magari se uno ha l'accortezza di segnarsi i punti sul video, di scriversi le parole, poi dopo saprà che neotenia significa questo, poi andrà a verificare se significa questo. Cono, no? Naso a terra, questo. Però la capacità di padroneggiare termini, semantica e pratica di certi termini. Dice, perché fai video su 100 cani? Perché quando conosci, dal mio punto di vista, la semantica, la narrativa della cinofilia generica, hai una capacità di lettura, hai degli strumenti in mano che ti aiutano a leggere il cane. Tutto qua. Allora, vai, vai col cono d'odore, vai con... Allora, innanzitutto parliamo anche di discriminazione, perché giustamente è generalizzazione. Discriminazione si tratta di escludere, come in grammatica simile, una parte, cioè ad esempio ci possono essere tre tipi diversi di odori, il cane deve trovarne uno, deve discriminare gli altri due, non deve prenderli in considerazione e seguire solo quello. Ok? Quindi quello può succedere più che in pista a cono, cioè si perde una persona,
Una persona la vai a ricercare, come può succedere anche nel men trailing. Il men trailing, più che a terra, cercano a cono, cioè cono d'odore si intende quelle particelle di odore che rimangono sospese per aria e che il cane, attraverso i ricettori presenti nella canna del muso, fa entrare nel naso, discriminando quelli che sono odori conosciuti, come potrebbe essere altre persone che ci sono presenti, tipo banalmente il conduttore o altre persone che lo stanno portando alla ricerca, e deve seguire solo quel cono, quell'odore che entra nel naso e viene analizzato. Mentre la ricerca a terra segue una traccia che anche quella si deposita, poi c'è la diatriba, è più difficile a terra, è più difficile il cono. Perché? Perché a terra c'è la discriminante dell'invecchiamento della pista. Cioè una molecola lasciata lì 10 minuti sarà bella subito da prendere e il cane la riconosce immediatamente. Già la lasci lì 2-3 ore, è molto più complicata. Diciamo che a terra è più semplice, io, dal mio punto di vista, è più semplice la discriminazione dell'odore, perché in realtà sì. Sempre dal mio punto di vista il cane a terra non segue l'odore ma la rottura dell'odore col circostante. Però questo è il mio punto di vista, non so se sia d'accordo o meno. Il mio punto di vista è che... Poi devi tenere conto anche che se fai una ricerca, ad esempio, in un bosco, potrebbe esserci una traccia di una volpe o un selvatico o qualcosa, quindi devi usare cani di un certo tipo. Non puoi prendere un cane predatorio che magari è passato una lepre, chi se ne frega della persona, di là è passata la lepre, quindi anche la preparazione deve avvenire su certi tipi di cani. Non mi nominare preparazione perché ti porto subito all'IGP, eh? Fai attenzione, no. Perché ti ci porto subito. Preparazione lavorativa, deve fare quel lavoro. Preparazione lavorativa. Ok, la prendo larga perché poi... Allora, continuiamo sulla semantica, parole, aggressività, l'abbiamo combattività? Combattività anche quella che si pensa sia il classico combattimento, l'ultimo sangue, quando semplicemente è... quando noi, ad esempio, abbiamo una treccia in mano e facciamo tiramolla col cane, il cane va in combattività, non c'è niente di male, nel senso che tende a scuotere, a usare anche l'aggressività, che in quel momento lì si tramuta in combattività, per cercare di, non sopraffare, però di... è difficile da spiegare, nel senso più grinta che aggressività. Cioè, nel senso, potrebbe essere appunto che in combattività vengano su dei ringhi, vengano su degli scossoni dati col collo, quindi con questo movimento sia alla treccia che alla mano, non alla mano direttamente, ma alla treccia che viene impugnata dalla mano del proprietario o dell'altra persona. La combattività è anche quella che... può avere giustamente sulla manica del figurante. Non è che può avere, ce l'ha appunto, cioè, quindi è sempre lì finiamo. Beh, no, nel senso che non si può, visto che oggi anche qui c'è una discussione in termini, no? C'è chi lo considera uno sport. Se gli dici che è uno sport, c'è l'altro che lo considera uno sport. Infatti, io sono uno di quelli che lo considero uno sport, poi dici c'è chi lo considera, no, perché ha un lavoro, no, perché ha la selezione, perché poi giustamente fa altre discipline e dice, vabbè, allora cioè, il tuo è uno sport, il mio no, il tuo è il lavoro, il mio no, capito? No, perché un'altra discriminazione è che se tu dici in una discussione che è uno sport, loro ti rispondono no perché è un test. In realtà... ha perso la valenza dell'essere quel test, soprattutto dopo gli ultimi regolamenti, è un'altra cosa, è diventata un'ultima, insomma, ecco perché dico, si fa difficoltà, no? Perché se e torniamo al discorso di prima, che ognuno dice la sua, stabiliamo le regole di ingaggio, di cosa parliamo? Di uno sport, di un test, perché
anche questo è stabilire cos'è l'IGP faticoso secondo me, Per me è semanticamente. semplicemente uno sport come può essere l'obedience, l'agility, vuoi fare qualcosa col tuo cane, te lo prepari, vuoi farti una gara, prendi e vai. Arrivi ultimo, ma ti sei divertito? Sì, boh, basta, va bene così. Vabbè, allora siamo Vuoi dentro. eccellere, vuoi fare. Allora hai un altro tipo di cane, un altro tipo di mentalità, ok, lo rendi un lavoro, ma non lo rendi un'ossessione. Già con questa frase mi hai aperto 18 puntate su da poter fare. La Qua frase non mi è grigia. entriamo in una zona molto, molto grigia, cerco di prenderla alla larga affinché non vi siano poi dita puntate. Ai massimi livelli. Perché si fa finta di non. Perché dal tuo punto di vista io non sono né contrario né a favore della corrente. Secondo me se una. Io non lo so usare, quindi non entro nel merito. Però perché si ha la tendenza a ridere, scadendo spesse volte nel ridicolo, a negare il fatto che certi cani vengono, tutti i cani che arrivano a determinati livelli vengono lavorati con corrente, con l'aria a punte. Secondo te, che idea hai maturato nel corso degli anni? Paura del cliente, dell'opinione pubblica, mancata coesione tra gli sportivi che hanno paura di affrontare un problema che magari, se presentato nel giusto modo, sarebbe poi risolutivo, no? Allora, lì è un punto di domanda, nel senso che essendo illegale, penso la paura sia quella. In Italia, Certo. perché gli americani, appunto, adesso nomi non ne faccio, però Ivan, diciamo, No, ma ti hai capito? lui fa proprio stiamo parlando di Balabanov, lui fa un podcast dove cioè, non c'è nulla di misterioso, eh? Non. Lui spamma che è favorissimo, dice io la uso. I miei cani non hanno problemi, ma giustamente, ma perché sono quel tipo di cani? Ma come per esempio, se tu usi lo strumento sbagliato su un cane sbagliato, che detto così, il cane è sbagliato, poverino, se uno non ha una gran tempra, gli fai una correzione della Madonna, su magari che il proprietario te lo porta perché facciamo, morde le scarpe per te, gli fai una correzione della Madonna. Perché? Quello già non c'ha tempra per i fatti suoi, fanne un'altra. Ma su quel tipo di cani, che sono dei carri armati che se ci passi sopra col trattore ti dicono ancora, io non sono contrario. Cioè, nel senso, cioè, che poi non sono contrario, poi ti fa passare per quello che no, devi usare la corrente su quei cani per forza. Certo, chiaro, chiaro, chiaro. Però invece secondo me il tuo sbagliare a parlare no, però secondo me il tuo concetto è o chiaro. decontestualizzare ti rovina, eh. No, no, però secondo me il tuo concetto è chiaro. Poi se qualcuno lo strumenta. No, ma neanche io sono contrario. Eh? Io non sono né sono agnostico, nel senso che non usandolo nessuno ufficialmente non lo usa nessuno, no? Pur vedendo in campo cani. Che quando arrivano sul podio è talmente evidente dal movimento del cane, dall'atteggiamento del cane, che non c'è, cioè neanche, almeno io non mi pongo neanche il problema, cioè so che è così, basta. E mi chiedo per quale motivo, perché poi maltrattamenti, bisognerebbe entrare nel merito di cosa è un maltrattamento, perché per me strizzare il collo a un cane può essere 300 strattonate a un cane, sono un maltrattamento, piuttosto che un intervento fatto in un determinato modo, che magari in quel caso non è un maltrattamento, perché è un intervento efficace. No, qui è prendere a calci un cane con la pettorina è 10 volte peggio che fare un intervento fatto bene con un altro strumento. Esatto, ma per esempio un maltrattamento è ad esempio prendere un cane come Taz, il mio Malin, non lavorarlo, non farlo mordere, non lo metti sul divano, tanto è contento così. È Bravo. peggio, è la cosa più umiliante e peggiore che puoi fargli Bravo. fare. Adesso stai qua, fai la bella vita, tu fai la bella vita sul divano, Lui lui no. no, assolutamente. Che è Lui qua tra un attimo, ne insomma. parlavamo ieri, no? Ne parlavamo ieri di quanto ti impegnano,
certi cani nel quotidiano e tu che fai? Io vado in pista, tu che fai il lavoro. Poi magari non farai mai nulla, però No, ma infatti. non farlo è fargli del male nel momento in cui ce l'hai. Siete Allora, qua. neotenia. E Sì. su questo io me ne vado. Allora, grosso modo, diamo la definizione che è il fenomeno evolutivo in cui si possono riconoscere nella specie presa in esame, in questo caso il cane, alcune caratteristiche morfo-caratteriali, quindi entrambe, della specie ancestrale, quindi il lupo. Sono cinque scalini. E tu sai, io condivido poco, eh? Io condivido poco, però ti seguo. Non ho, fino a quando non avrò, la prova provata che il cane discende dal lupo. Quello anch'io. Per me Quindi. dal lupo solo nordici lupoidi. Io mi rifiuto che si arriva a un carlino partendo da un lupo, per esempio. Dato che Poi, io ho però anche lì questo. poi andiamo su pedomorfismo, occhi sporgenti, contare Piano, la piano, testa. piano, 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 abbiamo tempo. No, Però no, mettiamo abbiamo. dentro. Abbiamo tempo, andiamo su altre. No, però ci tenevo perché io questa è una cosa. Ti ascolto, mi piace perché poi laddove, visto che la scienza è in continua evoluzione, magari domani troveranno il famoso anello mancante nell'Homo sapiens sapiens e nel cane, che sono gli unici due esseri viventi alleati in natura, che non esiste una compagine simile, e ricordiamo che entrambi non hanno di fatto un senso in natura, nel senso l'uomo non è adatto a nulla, si adatta a tutto, il cane si adatta poco a tutto. Ma è l'unico essere vivente che si adatta bene all'uomo. Ho provato a Quello spiegarla potrebbe nel modo più semplice possibile. sì, no, ma quello potrebbe essere legato anche al fatto che il cane è l'unico che è riuscito a battere la barriera di specie. Sì. Finora siamo riusciti a comunicare così bene e a creare un'intesa così forte con l'unico animale che è il cane. Leggevo proprio questa mattina su Scientist, quindi è possibile leggerlo anche oggi, uno studio dove sono arrivati a contare fino a 193 parole sicure che un cane riesce a distinguere singolarmente. Sai, ora va di moda fare i video nei social, vado a prendere la palla e vedi il cane che fa gli occhi così. Andiamo a prendere la pappa, no? Poi anche lì è legato più al tono che Sì, sì. alla parola in sé, però. E ora hanno stabilito, prima erano 69, credo, le parole che avevano stabilito. Si è saliti di numero su quante ne potrebbe riconoscere. Però siamo al salto di specie. Ti lascio andare sulla neotenia e mi muto e ascolto con grande dedizione, perché quando io non so, ascolto. Allora, la neotenia abbiamo già detto la definizione, nel primo stadio, quello del neonato, ci sono caratteristiche molto simili al lupo neonato, quindi orecchie pendenti. Allora, in questo caso, in questo scalino, faccio prima dire che rientrano i molossoidi, quindi rot per esempio, quindi orecchie pendenti, testa più che altro simile a come se fosse quadrata, diciamo. Poca ritualizzazione, aggressività territoriale, marcata, perché giustamente se entri nella tana, il cucciolino cosa fa per difendersi? Non potendo andare indietro, non potendo nascondersi, è costretto a provare un intervento. Non ce la fa perché è un cucciolino, però, mentre passando velocemente al secondo stadio, quello del giocatore, troviamo cani un po' più già con le orecchie un po' più dritte, un po' di più di ritualizzazione, un po' meno di territorialità. Nello stadio del pallonatore,
quello dove sono inseriti la gran parte dei cani che ci sono in giro, quindi pastori tedeschi, border, orecchie dritte, docilità, voglia di collaborare quindi con l'essere umano, voglia di imparare cose nuove sempre. Quindi anche il fatto di una predazione maggiore rispetto ai primi due stadi. Poi nello stadio della... Aspetta che mi sono perso un attimo, allora abbiamo detto neonato, giocatore, paratore, tallonatore, no scusa, il paratore stavamo dicendo, il terzo, il tallonatore è il quarto, ho fatto un po' di confusione. Tallonatore già riescono a essere anche fisicamente simili al lupo. E tanti mettono qua il Malamute. Alcuni lo mettono nel quinto, che è il lupo adulto, perché morfologicamente quello è un lupo, anche caratterialmente, quindi è fatto. Però secondo me rientrano nel quarto gli Husky invece, che sono un po' meno, diciamo, lupeschi, cosa che invece forse la razza più lupoide che ci sia è groenlandese. La cosa che si avvicina di più al lupo e che oggi viene considerata cane è il groenlandese, secondo me. Ripeto, secondo Il me. groenlandese. Che non ha allevamenti in Italia, ovviamente. Mi Che è un piace questa cane cosa. nudo e crudo. Mi piace Il questa cosa. cane, sai, cane considerato cane di una volta, Quello è il cane cane di una di volta. 30.000 anni fa, sì, il cane è così. Così come però lo sono cani di una volta i guardiani. I guardiani, ci sono statuette sumere che rappresentano proprio un molossoidino, come sembra una foto di oggi, tale quale. Ma è quello che a me fa fare continue domande, cioè il fatto che più retrodatiamo la storia dell'uomo, e di pari passo retrodatiamo la storia del cane. Cioè, noi sappiamo più o meno che la storia dell'uomo, della civiltà, inizia quando un uomo... Quando abbiamo trovato lo scheletro di un femore sistemato, no? Quindi sappiamo che da quel momento un uomo si è preso cura di un altro uomo. Quello più o meno è il momento in cui si è deciso di stabilire l'anno della civiltà, cioè dove comincia la civiltà. Il rapporto tra uomo e cane inizia prima della civiltà, e questo è interessante, molto interessante. Perché Sì, poi, vedi, si vede per mangiare. è difficile stabilire qual è la storia dell'uomo senza il cane, o la storia del cane senza l'uomo. Manca quel pezzo, però ora stiamo andando. Pedomorfismo, se vuoi, pedomorfismo. Ecco, pedomorfismo è una delle meccaniche di selezione che può essere appunto in base pedomorfica, in base alla funzionalità, in base a qualsiasi altra cosa. Pedomorfismo è quello che noi vediamo soprattutto in certe razze piccole. Adesso, occhi sporgenti, fontanelle che non si chiudono, non perdono i denti da latte per tutta la vita. Sono le tre maggiori caratteristiche che fanno capire che non può un adulto, come fa un adulto a non perdere i denti da latte e mantenerli tutta la vita, per esempio? Come fanno ad avere la fontanella aperta? A cosa serve? Cioè, a cosa ti è funzionale? Al reddito. Basta. Per il Certo. resto, al reddito. Per il resto, sinceramente, poi. Ripeto, no? Uno mi può dire, guarda, che serve per questo motivo, per quel motivo, io sono ignorante, lo metto e dico, ok. Però per quello che vedo io, a parte quello, non trovo utilità. Tant'è che, tornando ad esempio, facendo un esempio dei gruppi, il gruppo 9, quelli da i cani considerati compagnia, ci è finito lo Yorkshire, che è un terrier. Terrier significa che ne hai di voglia e di capacità per fare quel lavoro, cioè al limite dell'instabile, al limite del nevrotico pazzo. È stato declassificato, perché è una declassificazione, al gruppo 9.
parte che ci sono tanti spostamenti, così come il terrier nero russo, ma di fatto è più uno schnauzer che altro, quindi se ne sta nel gruppo, nella sottocategoria degli schnauzer, quindi nel gruppo 2, più che nel gruppo 3 dei terrier. D'accordissimo. Quindi? Allora, io faccio sempre una grandissima difficoltà a spiegare una cosa, il termine abituazione, che non è l'abituazione è una cercare di far fare al cane qualcosa affinché non vi sia né un premio né un comando neutro. Dove la possiamo mettere questa? Cioè, dove non c'è né una chiusura né una coercizione né un premio. Assuefazione. Io la metterei sotto assuefazione o desensibilizzazione è un'altra cosa. Perché non c'è né il rinforzo positivo né il rinforzo negativo né il condizionamento classico. Il condizionamento classico è figlio del, no, del fai una cosa e una risposta, fai una cosa e questa risposta è o positiva o negativa. Poi può esserci rinforzo positivo o negativo. E faccio sempre una gran fatica a spiegare. Un'altra cosa che faccio fatica a spiegare è la differenza tra i bellezzari e i cani da lavoro, utilità e difesa. E credimi, Stefano, qui è una cartaccia, perché non so mai come spiegarla. In tanti mi chiedono, ma che significa, che differenza c'è? Poi basta che vai a vedere i commenti, ci sono un sacco di domande sull'argomento nei miei video, no? Ah, che differenza c'è tra un cane da lavoro e un cane da bellezza? E lo sai che io non so dove... Cioè, non è che sappia bene come spiegarlo, perché poi sono la stessa... Cioè, la domanda è, sono la stessa razza? E te lo chiedo io a te. Finché non fanno una divisione in varietà, come è successo col belga, sì. Ok. Cioè, il belga, uno vede un Groenendal e dice, quello è un pastore belga. Uno vede Taz, Malin, quello è un pastore belga. Ma sono completamente diversi. Sì, sì. Metti un Groenendal sulle pecore e vedi. Metti un Malin con le pecore. Vedi un'altra cosa. Non lo so, me lo dici che fa il Malin con le pecore? Dimmi un po' che come si compone. Se mangia un po'. Vero? Poi, per carità, ci sono anche quelli che lavorano, però io ci vedo più un Groenendal, al massimo un Tervuren. La Chenoa è talmente raro che ce n'è forse uno che gira, quindi non lo so. Tervuren si cominciano a vedere anche al lavoro, eh? Sì, si cominciano a vedere anche sui campi di GP. Ora che hanno scoppiato tutte le altre razze, stanno mettendo dentro olandesi e Tervuren. Olandesi. Cos'è l'olandese? Cara, perché ridi? Però se ridi, dai, cos'è? Sorrido. Il pastore olandese, no, cos'è? Un belga che ha mangiato troppo e ha le righe? Beh, con le strisce, sì. No, è praticamente una variante di pastore conduttore che hanno selezionato soprattutto in Olanda per il lavoro, come più o meno il Malin, nel senso, però gli addetti ai lavori poi mi dicono, ecco, metti insieme il belga con l'olandese. No, figurati, perché poi sono quelli gli stessi che mi dicono, ma tu hai il nero focato e quindi sei un bellezzaro. Perché? Cioè, infatti, per quello ti dico, finché non c'è la selezione in varianti, pastore tedesco significa pastore tedesco. Bene. Se poi mi dici, c'è la variante nero focata o la variante lavoro, che è grigia, nera, nero focata, nel senso tutta nera, ma coi calzini focati, cioè quello è nero focato, ma lavora. Un altro tipo di nero focato non lavora. Va bene. Così come, uscendo da queste razze, bellezza e lavoro, il guaio è che, e qua ti diamo fuori un'altra bella parola da spiegare, ipertipicità. Auguri, io vado via, io me ne guardo, facciamo così. Mi vado anch'io. Ti faccio così. No, perché... Facciamo...
No, aspetta, devo trovare il modo di metterti da solo. Ti metto così da solo, guarda. No, perché? Sì, No, sì. no. Auguri se mi Praticamente. bisticci. Auguri, auguri. No, l'ipertipicità semplicemente esiste lo standard. Quello che dice lo standard viene proposto all'eccesso. Quindi, se si vuole, ad esempio, in una razza di cane l'orecchio pendente, la gente tenderà a trasformarlo sempre più pendente fino ai bassotti, fino a averlo sotto le zampe. Quello è ipertipicità, prendere qualcosa e esagerarla. Prendere qualcosa che c'è scritto nello standard, esagerarlo. È partito l'applauso, è partito l'applauso. Infatti ti dico, se nel Terranova dici che è ammessa una macchia bianca, cazzo, ti fanno un mezzo cane bianco, il mio ne ha più di una macchia e quindi è meglio. No, non è meglio. Perché è meglio? Però finché è una cosa estetica, vabbè, è mezzo bianco. Ma quando ti dicono canna corta, al limite di non respirare, te la faccio piatta, ti faccio la faccia piatta, e lì andiamo nei guai, veramente. Cioè, del cane, assolutamente, con poi tutti i problemi che conseguono, Aspetta, respiratori, capito? ne hai detti due, ipertipicità, l'altra era, due ne hai nominate, iperticipi... Mi sono ipertipicità? perso. E la bellezza. No, hai detto un'altra parola, tanto ci verrà in mente, secondo me, durante la trasmissione. Il pelo lungo. Pelo lungo. Allora, pelo lungo, anche quello la gente lo interpreta, perché mi considerano Kiro, l'Alaskan Malamute, a pelo lungo. Quando se vai a vedere un pelo lungo vero, che è ammesso in HPC, che è l'American Kennel Club e non FCI, è orribile ed è poco funzionale, perché con un pelo del genere tu non potresti fare la tua funzione, che è in questo caso anche traino delle slitte, o comunque sia muoverti sulla neve o sul ghiaccio. Non puoi, affondi, si riempie, affondi. Deve esserci comunque una distanza tale tra il sottopelo, più che il pelo di copertura, da far arrivare la neve, ma non intrappolarla, deve uscire. Se sta lì, affondi, affoghi proprio perché se ti incastro per terra a meno 40, meno 50, senza poterti muovere. Senza poterti muovere come cacci, a fatica a muoverti come cacci, come ti muovi, così come l'occhio che deve essere a mandorla. Stai correndo, c'è una tormenta, ti entra la neve negli occhi, deve entrare nel meno possibile. Eppure vedi cani con l'occhio giallo e anche lì, vabbè, ma è estetico, oggi è estetico. Perché a uno può dire, cazzo, che bello l'occhio giallo, l'occhio. Però deve essere nocciola, perché in quei paesi là, se hai l'occhio chiaro, auguri! Auguri! Così come l'occhio a mandorla, invece che tondo. Stai correndo nella tormenta, ripeto, ti entra la neve, ti fermi, auguri! Ti trovano, se ti trovano, tra 2000 anni nel cubo di ghiaccio. Qualcuno l'hanno trovato. Ogni tanto li trovano, fermi. Così come ad esempio le zampe palmate del Terranova. Ragazzi, deve nuotare per forza, cioè, gli serve così. Poi che ad oggi il cane sia considerato un soprammobile, lo prendo, lo porto a casa, divano, uscita, la sua vita è completa. Però anche lì torniamo anche alla memoria di razza. Memoria di Memoria di razza. razza è un'altra cosa di cui parlare. Ad esempio, la memoria di razza la vedi tantissimo in quando c'era piccolo sia Taz, il Malin, che Kiro, l'Alaskan Malamute. Se la sua memoria di razza di Kiro dice spalle al conduttore, prendere e andare, è ovvio che ti mette in casino nel richiamo, perché il richiamo è il contrario. Tu sei là e devi venire verso di me. Che motivo ha un cane artico a venire verso il padrone? Ricordiamo che il Malamute venivano incatenati uno a 10 metri dall'altro, se no si prendevano, gli tiravano la carne congelata col cibo in mano, no, e in media giornaliera potevano fare 300 km di corsa al giorno, in media. E Se oggi ne allora, fai e 100,
Se oggi ne fai 100, domani fai 500 di corsa. E qui ti chiedo io una curiosità mia, non ti coinvolgo, una curiosità mia. C'è uno sport che viene fatto negli Stati Uniti dove i cani tirano, cioè perché i GP, per tutta una serie di motivi che conosciamo ancora quei pochi che lo fanno, non è considerato, cioè viene considerato non maltrattamenti, mentre quel tipo di sport, perché negli Stati Uniti è uno sport, tirare slitta e con pesi sopra viene considerato, Con i mattoni, con qualsiasi cosa, cioè. come si chiama così, lo diciamo anche per chi volesse condannare dopo questa mia frase, weight Il weight. pulling. Okay. Se volete condannare questa, sto parlando del weight pulling, che è una cosa Sì, che... ma ci sono proprio i campionati, cioè è documentato anche bene, se uno cerca su, a parte YouTube, ma proprio anche su internet, ci sono proprio come nel Mondio, come nell'IGP, come nell'Obedience, delle classifiche, delle. Però tante cose vengono condannate senza motivo. Poi ti dirò un'altra cosa che viene condannata, poi anche lì, secondo me, senza motivo, secondo altri con motivo, perché è maltrattamento gravissimo. Però, ad esempio, tornando al weight pulling, sinceramente non lo so. Ah, Non lo so ok. perché è mettere una pettolina da traino a un cane e fare bike jarring, cioè attaccargli dietro un monopattino, una bici, prendere e farsi tirare, oppure andare insieme. Col dog trekking, anche a piedi, eccetera. Il cane, pettolina da traino, si prende e si va, sta davanti e si va. Va bene, col carrello, con quello che vuoi, ma se gli fai spostare qualcosa da solo, Non va bene. no. Non lo so. Però se lo fai stare in un campo di lavoro a eseguire gli stessi esercizi che si eseguono da 100 anni, con l'unica differenza nei tempi e nell'atteggiamento, poi ovviamente è cambiato un po' il regolamento, quello va bene. Cioè, quello non, ancora non si è capito che probabilmente per superare i record di 50 anni fa sono cambiate le lavorazioni. Lì non si è capito. Weight pulling invece niente, non, tirare no, niente, vietato. Il fatto è che se tu parli di utilità e difesa, la gente ti risponde più o meno sa che cosa sia. Però se parli di weight pulling ti dicono cosa stai dicendo? Sto parlando E di che cos'è? Che cinofilia, sto parlando di cose. cos'è? A parte che anche il mondo, tanta gente non sa, non so perché. Il Perché mondio. il mondo è simile, eppure si sa meno. Il mondio ring, dici? Beh, il mondio ring in realtà ha subito una pressione politica. È stata uno sport che in Francia va tanto. Francia e Messico, se non sbaglio. Perché qua qualunque cosa in Messico va tantissimo. Però se non so se in Messico adottano un altro regolamento. Però è uno sport anche quello molto divertente. Da noi non è mai decollato, ma perché da noi con la storia dei brevetti, e qui si apre un altro file, la storia dei brevetti che servono a fare le carriere per i cani da bellezza, perché il meccanismo qual è? Questo me ne assumo io la responsabilità, ma quindi vado io. Allora, non tutti, molti addestratori sono dopolavoristi, quindi fanno un lavoro e come secondo lavoro fanno gli addestratori. E qui nascono come dire, quelli che hanno bisogno di addestrare tanti cani, fare il campo, perché devono mantenere una carriera al proprio cane sportivo che ormai è insostenibile. Nel senso che oggi un cane in IGP ha una spesa che va dai 10 ai 20, 25 mila euro. Una carriera in IGP partendo da voglio essere buono, voglio essere buono, cioè voglio essere proprio buono, quindi... Di più, molto di più. No, vabbè, volevo essere proprio buono, proprio quindi 10. Ora, una persona che ha un lavoro normale
perché per fare questo tipo di sport devi avere un lavoro normale, perché se fai un lavoro molto impegnativo non puoi fare questo, quindi hai anche uno stipendio normale, perché se hai un altro stipendio fai il golfista, devi andare a prenderti questi soldi da qualche parte. Allora, o te li vai a prendere come addestratore provando a fare brevetti, provando a fare campo, provando a rivendere il mancime che ti danno in sponsorizzazione con uno sconto impegnativo. Devi trovare il modo di sbarcare il lunario dando una facendo diventare la tua associazione sportiva, per poi dire che non fai uno sport ma che è un test. Insomma, di fare o questo o come valida alternativa c'è il preparare dei cani per i brevetti, i cani da bellezza che devono superare i test di IGP per andare avanti in bellezza. E qui c'è un'altra cosa che tanti Stefano non sanno e che io vorrei provassi a spiegarla, che non tutte le gare IGP sono la stessa cosa. Cioè un terzo brevetto preso a un campetto così non equivale a un terzo brevetto durante un campionato, anche se il giudice è lo stesso. E questa la dice lunga sulla, assumo io le responsabilità, la disonestà intellettuale di questo tipo di situazioni. Perché o è Natale sempre o non è Natale mai. Non puoi giudicare oggi un campionato ed avere determinati, pretendere determinati criteri e sulla base dello stesso regolamento pretendere altre cose la settimana successiva in una gara da brevetto, perché quel cane magari in vento sta facendo la carriera e deve diventare un auslese, no? Sono andato per eccesso. Non è giusto, cioè non è discutibile, questo non è proprio giusto. A parità di regolamento un cane non può prendere 92, 92, 92 ad un brevetto semplice e poi fare NQ, NQ, NQ in campionato. C'è qualcosa che non torna, perché il regolamento non cambia. Ecco perché c'è questa è un'altra narrativa che non viene mai fatta, però prova tu a spiegare tutto questo, magari lo spiegherai. Allora, io la provo, io sarò semplicista, sarò poco... La prima che mi viene in mente è che semplicemente il campionato serve più che, cioè più che altro è molto più attenzionato, molta più visibilità, piuttosto che andare alla SAS o alla CAPB sotto casa che non conosce nessuno e che non ha mai sfornato nessuno. Cioè, nel senso, vai sotto casa, dici, cane, sei seduto? Bene. Sei andato a terra? Sì. Ha fatto l'invio? Sì. Ha fatto il riporto? Sì. Come l'ha fatto? Oh, va bene, l'ha fatto, vai. Poi, tanto, il campionato è un giudice. Cioè, il giudizio lo fa il mercato, come si dice, no? Quindi tu puoi anche lì prendere un diploma da addestratore, ma il giudizio te lo dà il mercato. Se nessuno viene da te, il tuo vale come il mio, ma ha deciso il mercato. Quindi anche lì il campionato, ok, hai preso 100-100-100, ma in campionato prendi 70, sei già crollato, hai già dimostrato che ti hanno regalato il brevetto. Tutto lì. Poi il problema è che quel cane che ha preso 90 nel brevetto sotto casa poi andrà in riproduzione. Sì. Quello è il problema. Sì. Ma ci sono anche certi nomi che 90 li fanno di qua e di là. Eppure. Sì, vabbè. Ci sono anche nomi che saltando le vie prendono 96. Come fai? 96 vuol dire che tutto il resto è perfetto, eh? È perfetto tutto. Però hai saltato due leve. Come fai a fare tutto perfetto se hai saltato due leve? Non lo so, aiutami tu a spiegamelo, perché io non... Ti prego di aiutarmi. Ho da spiegare. Cioè, siamo sempre lì. Ci sono certi nomi e basta. Poi, ripeto, il giudice è il campionato. Infatti io non voglio andare in campionato. Punto. No, però questa cosa che è bella, bello, questa cosa di chi, e non vale solo per, cioè, diciamo che è ipotetica, no? Io ne ho viste di situazioni simili, con cani che saltano il revir e
e hanno determinati punteggi, o cani che hanno un atteggiamento che il giudice non può non vedere o non considerare nel voto totalizzante. E poi lo sento il mormorio della platea. Perché tutti fanno finta di niente? Secondo te, non è una sentenza, non facciamo Cassazione, è un punto di vista. Più che far finta di niente, io vedo più che omertà, rassegnazione. È così perché è così. Punto. Tanto se gli vai a far casino al giudice, a Enci, alla società, cioè, il ricorso sai come funziona? Funziona che ti telefono io a te che sei il giudice e dico: allora Emanuele, è arrivato Stefano in gara, che confermi il tuo giudizio? Sì, perso il ricorso, quindi è finita e basta. Ha saltato due rivir? Sì. Come è giustificato quel punteggio? Confermi che è dato 100 per le... Sì, fine del ricorso. Che poi succede anche nel calcio, nel senso. Perché gli hai dato 6 giornate a quello che... Ti ha fatto questo? Sì, gli hai dato quello? Sì, punto, fine. Anche lì le società quanto pagavano per i miei disastri. No, però è una cosa che io faccio fatica a condividere anche nell'integralismo di certe... discipline che non trovi altrove, forse le trovi in equitazione. Questo tipo di situazioni. Ma infatti la direzione è quella, secondo me. Ci arriverà che un cane da IGP ti costerà totale, tutta la carriera, dai 2 mesi che lo porti a casa alla fine del terzo, un 50-60 mila. E metti dentro tutto, tutto. Mantenimento, acquisto del cane, anche l'usura per andare in campo, il figurante, si mette dentro tutto, veramente viene fuori una cifraccia assurda. E uno che, però, scusami, perdonami, io però poi vado, gli faccio cronaca, quindi uno che di lavoro fa la guardia giurata o fa, che ne so, l'impiegato, dove li tira fuori? Proprio, cioè, come si fa a spiegare che è un mercato che è cannibale di se stesso, che per uno che arriva ci sono 10 vittime, senza voler puntare il dito su nessuno, ma proprio perché forse sono loro le prime vittime di se stessi, forse sono loro le prime vittime di se stessi, coloro i quali inseguono queste cose. Non c'è modo. Non so, perché per esempio nell'obedience, che è un altro sport che è simile, perché comunque c'ha dei comandi della condotta, non è così schiacciato, sì che sono in pochissimi a fare obedience rispetto ai GP, perché veramente hanno fatto un mondiale con veramente pochissime persone, il mondiale, quindi figurati, uno diceva vabbè, ma il mondiale ci arrivano in pochi. Perché se guardi la nazionale di IGP da quant'è, ad esempio, adesso IGP o comunque altre discipline, cioè non possono essere così pochi, però l'obedience si vede che è più democratica dell'IGP. Ogni tanto cambiano anche i nomi, ogni tanto cambiano anche i nomi. Allora, che altro abbiamo di argomenti che non abbiamo trattato fino adesso? A parte c'è un mondo. Vediamo un po'. Questo, educazione non esiste. Auguri anche qua. Io questa cosa, io sono d'accordo ma non la so spiegare. Te la dico proprio tutta. Io sono d'accordo ma non la so spiegare. Ho provato molte volte, i video che ho rivisto, fatti da me, non mi soddisfano. Perché io comunque l'educazione la nomino sempre, ma... purtroppo devo dire che hai ragione. Io la tiro fuori dalla sociale, nel senso che sai che io lavoro con pazienti psichiatrici e quindi tutta quella parte di mente mi interessa, e a livello sociale l'educazione significa modulare il tuo comportamento in base al contesto. Quindi io posso fare quello che voglio a casa mia, non posso farlo a lavoro, non posso farlo in chiesa, non posso farlo, quindi modulo il mio comportamento. La gestione è una cosa completamente diversa. Il cane non potrà mai modulare il suo comportamento, non può adattarsi al contesto altro, perché
poi andiamo sul contesto e binomi disfunzionali è un'altra cosa. Si adatta al contesto, sì, ma non può adattare tutti gli atteggiamenti, tutti i comportamenti sempre. Capito? Quindi la gestione in sé serve ed è quella da nominare, cioè è semplicemente da sostituire la parola educazione con gestione. Così come non, avevamo detto all'inizio, non sostituire la parola mordace con aggressivo. Ok. Hey. Poi ripeto, magari sbaglio, magari ho detto chissà che... No, no, che io la penso come te, non so se forse sbagliamo in due, forse si intende una cosa diversa da quella che intendiamo noi. È molto più difficile dell'addestramento in sé, per se vogliamo vedere. Perché un'altra cosa che molti confondono è se quella persona ha il cane addestrato, pensa quanto sarà bravo quel cane quando va in passeggiata o quando... Non è così. Io sono l'esempio, io con quell'altro che vedi che è in festa a casa mia, no? Litighiamo un botto al guinzaglio, ma perché lui, come capisci che gli metto il guinzaglio e andiamo in campo, è condizionato da furgone, scende dal kennel, giubbotto, ho la palla dietro, nella tasca dietro sinistra, sa che una cosa sta per succedere e gli sta bene. Andare in giro, se non è sotto comando, se non è, prende, va, andava da piccolino, ma si parla di 3 mesi, rediretta, polpacci, mano, gomito. Rediretta, poi, aggressività, rediretta. Sì, guardava me. Come facevo un passo lontano da quello che era il luogo di lavoro, lui non gli stava bene, mordeva 3 mesi. No, perché in un video che ho fatto mi hanno spiegato che l'aggressività, dove parlavo dell'aggressività rediretta, mi hanno spiegato che l'aggressività rediretta non esiste. E io ascoltavo. Va bene. Ok. No, poi ovvio, la correggi, metti... altri, cioè sostituisci quell'atteggiamento con qualcos'altro, ci sta, però poi avevo provato col guinzaglio, andava in combattività come dicevamo prima col guinzaglio e un botto di casino di problemi, nonostante in campo lavorasse veramente veramente bene. Cioè, infatti poi il problema è che tanti che hanno il cane da lavoro, considerato da lavoro ma sportivo effettivamente, perché sport e lavoro sono due cose completamente diverse. Nel lavoro non puoi sbagliare, secondo me. Lo sport, arrivi ultimo, fai una figura di merda, va bene. Prendo 0-0-0, va bene. Mi coprono di insulti, va bene. Il cane che sbaglia e non ti trova un disperso, e tu in quel quadrante comunichi, qua non c'è nessuno, e quello ti va a morire perché non l'hai trovato tu, non puoi sbagliare. Quello è lavoro. Quello deve essere un cane, non so se si vede, ma grosse, tanto grosse, granitiche anche. Ma anche i cani antiterrorismo, i cani per non vedenti, il cane esatto. Che hanno... Un'altra cosa che la gente non sa è che se c'è, ad esempio, prendi la metro, c'è una persona cieca con il suo cane, non puoi salire col tuo cane, devi cambiare vagone. È legale questa cosa se non lo fai, Non può avere distrazioni. E chi lo fa? Chi lo sa? O meglio, chi lo fa? Nessuno. Giustamente, però chi lo sa? Nessuno. Così come il cartello attenti al cane, c'è stata una sentenza, adesso che non ce l'ho sotto mano ma ti trovo il numero e la data, che ha attestato che finalmente si sta dalla parte del cane da guardia. Cioè, se io manifesto la presenza del cane, manifesto che potrebbe morderti, potrebbe fare X cose, e tu ignori il cartello, accetti tacitamente ogni conseguenza. Ogni conseguenza. Punto. Il cane fa il cane. E per fortuna, perché con tutte le cose, l'ultimo che era stato morso dal Doberman, che ha denunciato. Dai, cioè tu entri in casa mia e mi denunci, ma stai scherzando. Posso chiederti una cosa che ha a che fare con un'altra parola che faccio sempre fatica a spiegare, e quindi vediamo se magari in due, ad esempio l'ingaggio. L'ingaggio, spiegandolo per chi magari non sapesse cos'è, è quell'attenzione che viene richiesta al cane
in un campo di lavoro, l'IGP ci va sempre di mezzo, sembra che dobbiamo far chiudere l'IGP, ma non è quello, siamo due appassionati. Ingaggio motivazione. L'ingaggio, diciamo, è quella ricerca, no? Di voglia che il cane ti cerca con gli occhi. Come faccio ad ottenere quella da un malamute o da un husky? Secondo me non puoi, non ha quello. È un guai, lì vai nel maltrattamento, lo vai a destrutturare la sua testa perché non è quello. E anzi, qua salta fuori un'altra parola ancora più brutta che è la prossemica. Aspetta, però dobbiamo segnarci perché abbiamo saltato pedomorfismo e adesso che hai detto? Prossemica. Mettile là, queste due dopo questo concetto le tocchiamo. Allora, tu adesso hai detto una cosa molto interessante, è maltrattamento perché vado a destrutturare il cane. Però capita spesso con diversi formatori, addestratori, tutti bravissimi, quindi non entro nel merito, che magari hai un husky, un Siberian husky o un Alaska Malamute, un Chow Chow, un Cov Cov, chiamatelo come volete, perché poi anche, sai, in rete c'è sempre chi ti rimprovera per aver detto una cosa, pensa quanti ci rimprovereranno per queste cose che abbiamo detto, cioè, diranno qualunque cosa. Allora, ti addestro il cane, sì, cioè, far fare quel tipo di addestramento su quei cani, quindi cercare di standardizzare tutti i cani, no? Al fine di ottenere, che so, il seduto, il terra e il resto, dai, alla buona, quello che serve per l'ABC. Anche per me è maltrattamento su quei cani. Come lo spiego? Cioè, per me è più maltrattamento quello che il tele. Che ti devo dire? Molto di più perché vai a toccare una memoria di razza che o hanno o non hanno ed è genetica. Vengono al mondo così, cioè non puoi. Sarebbe come uno che me le dà perché hanno sei biondo e me le dà. Perché non sono così, che cerca di un altro, un'altra persona bionda, cosa devo fare io? Perché non Cioè, sa biondo e memeni? Ma perché? perché è così, Ma è perché? così perché è così, allora te ne prendi un altro. La stessa identica cosa. Per genetica, il mammut, ad esempio, Chiro, vicino non ci starà mai. Ma anche il Mai. Samoiedo, a me è capitato un sacco di volte, Sì, sì, ah, il mio sì, sì. cane l'ho portato ad addestrare qua a Roma, noi siamo a Roma siamo ciclici, no? 4-5 anni fa era pieno di Samoiedo, non mi chiedere perché, prima della pandemia, c'è stato il momento Samoiedo, quello ancora prima, il momento Siberian Husky. L'ho portato ad addestrare, l'ho portato anche ad addestratori anche, più o meno famosi. Ma qui se ti dà il cane che fa il seduto, fa il terra, cioè è un problema, no? Secondo me. Il guaio è che tanti confondono l'addestramento con la gestione. Cioè, l'addestramento, ci sono 440 razze addestrabili quante sono? No, 440. Ci sono cani spinti per l'IGP, ci sono cani utili nel senso Questa è una bella considerato. domanda. 440 razze, quante sono addestrabili? Addestrabili nel senso a svolgere una funzione potrebbe essere uno sport, un lavoro, un'attività, una disciplina, un lavoro vero e proprio, appunto come la ricerca, i brevetti IRO, che poi i brevetti IRO, sì, ok, che c'è la parte di brevetto, ma c'è anche la parte operativa. Se ti chiamano, quel cane non deve sbagliare. No, deve Però fare. anche lì, cosa prepari? La parte addestrativa è un conto, la gestione fa parte dei comportamenti esigibili. Una volta che un cane, qualunquissimo, anche un meticcetto, anche un incrocio, perché poi se dici anche un meticcetto, dicono, tu ce l'hai con i meticcetti? No, io ho avuto dei meticcetti, anche un meticcione, di San Bernardo e Terranova, che era una cosa atroce, veramente una massa informe, gigantesca, nera. Però non è il discorso meticcio, il discorso è che tu prendi un cane qualsiasi e deve conoscere no, nome e richiamo, fine.
quelli sono comportamenti esigibili Ti di sto gestione. amando, ti sto amando. Il discorso che non puoi chiedergli di mordere con un malin già un tedesco non ti morderà mai con un malin, un Doberman non ti morderà mai con un Rott, eppure tutti e quattro vanno sulla manica. Chi più, chi meno, chi ci viene portato, chi invece va a pelo alto come signorino, che poi, perché poi lui andava in aggressività proprio, cioè lui andava là perché anche senza mani, quello se la stava mettendo, no, ma quello c'ha la frusta in mano e anche lì dici c'ha la frusta in mano, sembra Moira Orfei, serve per schioccarla per terra, per creare un impulso, uno stimolo, ok? È uno che dice poi, già sta parlando del maltrattamento, dici entri in campo col cagnolino, col cucciolino che ha appena fatto un anno, c'è uno con la frusta in mano, uno dice ma dove l'hai portato e perché? Capito? Aspetta che quei due termini li hai ancora in testa? Prossemica sicuro. Pedomorfismo, forse. Pedomorfismo, poi ce n'era un altro. Però aspetta, non te li voglio, mettiti da parte, poi dopo l'altro ci verrà in mente. Anche perché il pedomorfismo mi sembra di aver detto tutto, cioè nel senso è una selezione per farli sembrare cuccioli per sempre e basta. Cioè, riassunto proprio in una frase, cuccioli per sempre, fine. Ho dovuto chiamare la mia che... Allora, adesso una domanda da... No, un tuo punto di vista. L'abuso delle gabbie o dei kennel dentro casa. L'uso o l'abuso? Allora, Per me non esiste abuso. Per me non esiste abuso. È aperto. per me invece è un abuso la gabbia. A me hanno dato una... Io ho adesso in casa un cane, non dirò quale, che ha vissuto dentro una gabbia. Della quale, a parte, vabbè, considera, l'ho presa neanche a 2 anni, aveva già partorito, lavorata, porella, fobica con l'acqua, non riesce a stare in gabbia, tutto un percorso di recupero. Io detesto le gabbie, cioè quelli che ti dicono il cane deve stare in gabbia dentro casa. Tu mi dici che tu la usi? Che debba stare sempre, no, però che se ci vuole andare vi lascio aperto No, e aperto qual è. sempre, no, aperto è la sua tana, quello, certo. Poi ovvio, se tante volte vedi che ci vuole andare, proprio andare, io la chiudo anche per stare tranquilla, ma anche più che altro per la Daffy. Adesso lei non vuole farsi rompere le balle da Taz, si è messa nel kennel, l'ho chiuso. Ma come vedi, è talmente maltrattata che dorme. Porella, Quindi, porella. e se vado ad aprire, non succede assolutamente niente. Succede che lui entra per assoluta rompe. È una lei esce tranquillamente, senza oddio, mi hai chiuso dentro per delle ore, quando invece No, ho fatto più che altro invece un per po'. lei. Io invece ho ereditato proprio un problema in questo senso. Proprio un problema Ma reale. lei perché lo cerca proprio? Cioè lei già da piccolina, quando si stufava, cosa faceva? Cercava un posto, io ho lasciato il kennel aperto, si infilava dentro, chiudevo, anzi all'inizio, proprio inizio, il primo ad usarlo è stato Kiro, Malamute che andava Aspetta, dentro. aspetta, 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 però stiamo parlando di due cose diverse. Sì. Io sto parlando di chi ne fa un uso non Sì, che ce lo lascia convenzionale, 24 ore, certo. ma anche fossero anche 7, 8, 10 sono troppe. Cioè per me già 10 ore e lo fanno, escono, vanno al lavoro, tornano e li aprono. Io già sono due le situazioni simili che mi sono capitate. Di due cani che in teoria dovrebbero fare la vita opposta. No? C'è di due cani che se non lavorassero direi che stanno subendo un abuso. Però per te non è così. No, nel senso sì e no, nel senso che comunque, allora, il kennel dipende anche come se lo vive il cane, perché ad esempio io c'è stato un periodo quando era anch'io piccolo che gli lasciavi anche aperto,
ma non usciva da quel canyon. Perché? Perché si metteva, l'avevo coperto con un lenzuolo, perché l'aveva messa la mia ex il lenzuolo sopra. Lui, spalle al muro, direzione della porta, poteva tenere tutti sotto controllo nella sua tana, nessuno poteva aggredirlo alle spalle o di fianco perché era coperto, e lui passava lì le giornate. Lo chiamava, usciva, eccetera, però se la viveva bene. Ma anche per assurdo, lei adesso gli dici vai dentro, va dentro, sta lì veramente, tipo così come nel box, gli dici vai, ma perché se la vive bene? È ovvio che non ci metterei mai un cane che se la vive male. Se la vive male vorrebbe dire prenderlo, lanciarlo dentro, chiudere, e finché non ti calmi non esci. Ma come fa a calmare? Cioè, ti fa vedere che sta zitto, ti guarda, magari con la zampetta su, che trema, e appena esci, appena apri, distrugge il mondo, perché giustamente non ne poteva più. Però domani sei punto a capo, però domani lo deve chiappare per buttarlo dentro. Non è che ci va come lei, che dici vai, ok. Perché loro se la vivono, per fortuna, loro, come una loro stanza, un loro appartamentino, dove possono guardare tutti e nessuno può dire niente. Non ci metterei mai il cucciolo di Asia, ad esempio. Ma anche perché quello, essendo molto più atavico, già in casa non ci viene. Non può tirare per il collo. Non ci viene, neanche se lo pigli per il collo. Non ci viene. Non ci viene. Non ce n'è. Non ce n'è. Caucaso sì. L'Asia? Vuoi vedere stelle? Non mi interessa. Comodità, eccetera. Pensa che ho un'amica che ha un gregge di 100 pecore con una femmina. Quella femmina, ovviamente tutto aperto, conosce i confini, batte il territorio con metodica costanza, da un minuto dopo il tramonto a un minuto prima dell'alba. Di giorno prende, cosa fa? Si butta sulla paglia, basta, finito, la sua vita è completa. Sulla paglia, la sua vita è completa. Non tocchi le pecore, fai quello che vuoi. Però in casa io ci ho provato anche il cucciolo, e il cucciolo, casa! E anche il cucciolo, veramente, pochi mesi, lo devi prendere o in braccio o tirare, non ci viene in casa. Non ci viene. Puoi provare quello che vuoi, puoi provare col cibo, ma tanto non sono attratti dal cibo. Puoi provarci con il gioco, ma non essendo predatori, non essendo sui giochi. Niente. Ad oggi, Stefano, col tuo percorso, tu hai lavorato con i cani, lavori con i cani, a che punto sei del tuo percorso? Cioè, ti sei hai fatto un passo avanti a me, nel senso ti sei lanciato anche con... Adesso hai un cucciolo di Asia, no? Ora stiamo parlando di quello, di Asia Centrale. Sì, sto lavorando con appunto Antonella e con i suoi cani Caucaso e Asia Centrale, e ogni tanto quando ha bisogno li metto nei miei box, perché magari ha un'emergenza, non ha box liberi, allora mi vado a svuotargli un box per dargli possibilità di lavorare un cane che appunto magari ha fatto qualcosa di grave, deve essere un attimo reimpostato. Però sì, adesso mi sto occupando più che altro di guardiani e sto imparando. Sta imparando. Come si... Vabbè, no, non posso chiedertelo, non sarebbe corretto, però mi incuriosisce tantissimo sapere come si lavora con quei cani. Mi incuriosisce tantissimo, perché credo sia un altro mondo. Stefano, in chiusura di questo primo appuntamento, speriamo uno dei tanti, dopo che un po' ti avranno insultato e un po' avranno chiamato me di nascosto per intervenire, perché poi funziona così, no? Perché poi mi scrivono, mi insultano e poi magari mi mandano la mail che io non so che sono la stessa persona, se non me lo dice la moglie o l'amico, le cose, e poi escono fuori. Allora, tu adesso sei passato, io la sintetizzo, non sei passato, però hai attraversato hai fatto il giro, no? Cani da lavoro, e ora stai con l'Asia, oltre ai cani da lavoro, no? Ho riscoperto, diciamo, l'Asia, sì. Hai riscoperto l'Asia. Io un giorno... Ma recentissimamente, Tu lo sai che... Perché mi sono messo... intanto devo fare la domanda che farò a chiunque salirà su questo canale. Voglio sapere, il tuo cane Toppa,
quello sul quale hai toppato il tuo cane toppa, quello sul quale hai sbagliato tutto per te inaddestrabile. Il mio, l'ho detto, ci ho fatto un video, il mio è stato un cocker. Mi ha fatto patire le pene dell'inferno, ho sbagliato tutto e ha vinto lui. E tu non mi dire che non ce n'è uno sul quale... Che ho sbagliato tutto io, che nonostante il cane potesse darmi molto di più, che non l'ho capito. Che non l'hai capito, che, non, che, ti, che proprio dici, vabbè, non andiamo... Ah, aspetta, e poi ho un'altra razza, io sono convinto di stargli antipatico, che sono i Bull Terrier. No, aspetta, il Bull Terrier, ora siamo stanchi, quello con la testa strana, il Bull Terrier, no? Sì, quello... Secondo me gli sono... Quello che una volta somigliava al Jack e poi è stato deformato. Sì, sì, sì. Quello io gli sono antipatico, tutta la razza, secondo me se lo sono geneticamente passato, e niente, non... Io questi due cani sono... Il primo, il Cocker, è stata la mia toppa, nonché il mio primo grande amore da bambino. Il primo cane è stato Cocker, poi dopo è morto più giovane, il mio, di Cimurro. E da grande, quando mi è capitato la possibilità di addestrarne uno, dico che bello, finalmente un cocker. La più grande disavventura della mia vita. E allora, se mi dici la razza è un conto, se mi dici il soggetto è un altro, però No, lo voglio sapere tutte e due. Esprimi un po' di debolezza, dammi un po' di debolezza. La razza Samoyedo. Samoyedo? Non vi capite? Più che non ci capiamo, io non capisco lui e lui non vuole capire me. Quindi non... Niente. E alt, ho collaborato con una ragazza che faceva, perché poi l'allevamento è chiuso perché ha avuto dei problemi in famiglia, ma la moto è Samoyedo. Niente. Io Samoyedo non li posso... Non è che non li posso soffrire, sono dei bei cani, sono degli ottimi cani, però non so. Parlano una lingua diversa, parlano una lingua diversa. Non ho capito, cioè tra un Samoyedo e un Bassotto prendo un Bassotto, tra un Samoyedo e un Bloodhound che fa un casino della Madonna prendo un Bloodhound, tra un Samoyedo e un Chihuahua prendo un Chihuahua, non capisco. Ma anche lui mi piace, non capisco. Assolutamente, ma non c'è bisogno. Poi lui, cazzo, bellissimo anche, morfologicamente è stupendo. È bello da morire. Non... Ma ok, mi basta, non voglio spiegazioni, eh. Era quello che volevo, è il cane perché che invece... Perché se parli di soggetto, invece... È il soggetto. Cioè? La Daffy, secondo me... La pastorina? Io ho sbagliato. La pastorina? Ah, però... Io ho sbagliatissimo con lei. Io su certe cose l'ho sopravvalutata, su tante altre cose l'ho sottovalutata, solo che se sopravvaluti una cosa che è inutile, mentre sottovaluti una cosa fondamentale o importante, non vai lontanissimo. Io con lei ci ho fatto a fatica, un BH e poi basta. A fatica mia, nel senso che lei, volendo, cioè voglia sì, poi però alla fine gli riempi il cervello di contraddizioni, di errori, abitui, le schematizza quella cosa sbagliata e alla fine poi dovresti andare in controcondizionamento, quindi a togliere quello che hai fatto per rimettere l'opposto. No, a questo punto ho detto, l'ho tolta, l'ho dirottata in FH e la FH è veramente brava. Poi, mi ripeto, davanti a certa gente di cui non faccio il nome, che fa mondiali, che fa tecniche sue, che hai capito? Capito? E il mio cane è una sega, ci sta, ma va bene. Però rispetto a un brevetto che potrebbe dare di un tipo, lei è più orientata su quell'altro. Però, se avessi capito prima... Però voglio dire una cosa, che tu però voglio dire che tu non hai a casa cani ai quali fai fare i cuccioli per poi darli via dopo che hanno fatto la cucciolata per prendere l'affisso. Cioè tu sei un proprietario normale di cani, cioè non sei... Divertivo ai miei cani, cioè, se mi diverto la giornata è completa, se non mi diverto... Quindi per me no, io meglio che non nomini certi cessi a pedale, perché per me hanno solo questa definizione, perché fanno del male, che è un'altra cosa, che sono proprio delle persone che proprio con le quali io... Cioè. Allora, visto che...
Ultimamente sto riscoprendo l'amore per i cani primitivi e l'Asia è un cane che a me piace tanto. Però io non so se questa cosa tu la sai, non ti coinvolgo. Diciamo che in rete c'è una promozione di Asia, diciamo un po' alle grotta, via, un po' non ti coinvolgo perché. No, ma lo so benissimo perché c'è un allevatore, diciamo, c'è un produttore, diciamo, che sostiene che i suoi cani siano nevrili. Quando nevrile e 70 kg di pari passo, perché hai mai visto un gorilla nevrile? Un No, elefante, un rinoceronte nevrile? no. Nevrile, diciamo, non è nervoso. Nevrile è uno come il malin, da fare, mi giro, destra, sinistra, su, giù, iperattivo, sempre pronto. Cioè, non puoi. Allora, se ci sono i nervi, ossatura e muscolatura, te li dimentichi. Non puoi mettere tutto insieme, Io però no? Non no, puoi io avere non ti tutto. volevo coinvolgere, credimi, non ti volevo Non puoi coinvolgere. avere. Che però è una cosa, è che ogni volta che cerco qualche informazione sull'Asia mi esce fuori lui. E quindi. No, non solo, per fortuna, no. Insomma, diciamo che Ma sai spesso. ma perché il sito, se tu lo chiami in un certo modo, ad esempio, se tu dovessi fare pastori tedeschi e lo chiami pastore www.pastore tedesco Italia, viene fuori il primo sito tuo, capito? Quindi su Google, se tu cerchi quella razza, il primo sito che viene è il suo. Per forza, per forza. E vabbè, Così come però potremmo parlare anche del fatto che come mai un club di razza, senza fare il nome, però che dovrebbe tutelare i pastori russi, tutela il che ne so, come mai? Kelpie? Non lo so neanche io. Si chiede così nel web, prima o poi qualcuno ci sarà. No, però I facciamo su. Moody? Il Moody, il Moody e il Kelpie, io non ho capito. Più altre 20 razze su tutela. Cioè, io posso capire, lo vuoi chiamare, non dico il nome, però è riferito ai pastori russi, sono Laika, Caucaso, Asia, fine. Fine. Mi vai sul Moody, il Moody ci avrà il suo club. No, in Italia non ce l'ha. Però non ti voglio portare sulla polemica perché poi se ti va magari la prossima settimana parliamo di un po' di truffe che ci sono intorno ai cani, alla cinofilia. Truffe vere, dalle quali fare attenzione Ma ti dico anche le esperienze che ho sentito in giro da clienti o da amici o altri addestratori. Ok. Truffe sulle monte, truffe sul pedigrio, sul libro genealogico, truffe sui test genetici. Però a voi arriva nei pedigree almeno. Questo già è qualcosa. No, allora questa te la dico perché è recentissima, così me l'ha detta tra l'altro Antonella, che praticamente uno è andato a cercare un cane, ha preso un cane di un Caucaso dalla Russia e poi ha chiesto cosa ne pensava, eccetera. Perché? Perché in Italia lei aveva sentito da un allevatore che non facevano i test per le oculopatie. Ok? E hanno detto, voi cosa fate per tutelarvi contro le oculopatie? Noi i test non ne facciamo. Allora, questa è andata a prendersi il cane in Russia dove fanno e dimostrano l'esenzione. Morale della favola, però, non esiste l'esenzione da oculopatia. Quindi, se non è una cosa che non si è mai presentata, è facile dimostrare l'esenzione. Per fare un test al cane, il cane non può avere quella patologia, non può, e allora viene venduto come esente. Ma è normale. È come se io ti vendessi un cane, è esente dall'avere quattro code. E non può succedere. Quindi è normale che non. Cioè, capito? Quindi No, non è una truffa. questo vale per un'altra Cioè, puntata. non è una truffa vera e propria, però hai spinto un cliente invece che a capire verso un altro, anzi, facendo tu la figura dell'allevatore che non fa test, capito? Cioè, Ripeto, un po' non. come dire, non vendo questo.
sono stacchi anche loro. Non vendo pastori tedeschi con due code. E poi il test genetico e l'esenzione. Oh, se te la senti, fallo. Paghi, fai cercare la seconda coda, non ce l'ha, esente. Ok, va bene. Cioè, ma l'esenzione anche lì, e puoi farla anche come autocertificazione. Quando ho preso la DAFI mi è stata fatta l'autocertificazione, che poi se vai a vedere nel libro genealogico è tutto attestato, che sono 8 generazioni di A e 0, e lei è la nona, perché ho fatto le lastre anch'io a lei. Poi, oh, se ti viene B o C, è un altro discorso, però lei prima ne ha 8, puliti 8, e lei è la nona. Poi lei si è fermata perché è sterilizzata, però... Allora, andiamo in chiusura, diamo appuntamento se ti va, alla prossima settimana, se ti va, se ti sei trovato bene, e facciamo tanta altra roba, tante altre cose da dire. Meglio un programmino su cosa parlare, però, perché poi apriamo mille parentesi. Ma va Almeno quello che bene. apriamo lo chiudiamo definitivamente. Dici che ci riusciamo a chiuderla definitivamente? 3-4 argomenti per volta, sì, ci focalizziamo su quelli. Grazie. Allora, facciamo così, c'è appuntamento la Chiaramente sera. avevamo aperto anche prossemica, eccetera, eppure La anche questo. prossima. No, no, allora, segniamoci un po' di cose e segniamocele e le trattiamo con calma, magari tre, ne fissiamo tre, veramente tre. Facciamo un video più corto, e questo è stato introduttivo e le trattiamo bene. Adesso ti dico un'altra parola, poi la chiudiamo qua, non diciamo altre Vai, parole. vai. Non Etogramma. la conosco. L'etogramma del cane. Posture, Ok. vocalizzi, moduli di abbaio, tutto quello che fa il cane, ritualizzazioni, lo sharking, gli inchini e tutto quello che orbita lì in mezzo. Ok. Allora, La lettura del cane, anzi, prossima sarebbe settimana trattiamo, come si chiama questa? Ete? bene. Etogramma, lo schema Etogramma. di comportamento che adotta il cane. Quindi se un Poi cane ha etogramma, poi prossemica, prossemica, ok? E un altro paio di cose che ti vengono in mente. o ridefiniamo meglio la neotenia oppure vediamo un po', discriminazione e generalizzazione, binomio e contesto disfunzionale, le truffe, o se no, cavallo di battaglia, avendo il malamute, ranghi e ruoli. Sei un grande. Allora, grazie veramente. Sì, grazie a Grazie. Stefano Pasinelli. Buona giornata, buon lavoro e seguite sul canale e divertitevi, lasciate dei commenti. Se avete domande da farvi, contattate lui o altrimenti scrivete sotto nei commenti, tanto li leggerà e qualcosa esce fuori. Grazie a Stefano Pasinelli. Ciao Stefano. Grazie Emma, ciao ciao!